Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. Bentrovati anche questa settimana, sono in compagnia di Jimmy Basilotta e delle sue storie. Ciao Jimmy, bentrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi una storia legata a Torino, che fra l'altro è la mia città natale, quindi io sono ben contenta. Parliamo del Toro Rosso di Torino. Si narra che nei boschi attorno alla bellissima città dimorasse uno spietato drago che portava con sé solo tanta distruzione, terrorizzando gli abitanti. La paura era tanta, così come la voglia di porre fine a questa assurda situazione che costringeva le persone del luogo a vivere costantemente nel terrore. Provarono di tutto, ma ogni tentativo risultò letteralmente inutile. Il drago era troppo forte, spaventoso per essere contrastato e sconfitto dagli uomini, anche agendo tutti insieme. Si decise allora, come ultimo tentativo, di non combattere più in prima persona contro la bestia feroce, ma di mandare un altro animale, grande e forte, per provare a sconfiggerla una volta per tutte. E i tanti cominciarono a pensare all'animale giusto, e tra quelli che avevano a disposizione un animale che potesse aiutarli a sconfiggere il drago. E la scelta ricadde su di un grande e robusto toro dal pelo rosso. Tutte le speranze erano state riposte in questo animale. E per renderlo ancora più forte e per aumentare la possibilità di vittoria, i torinesi fecero bere al toro una grande quantità di vino rosso. Perché il vino? Perché il toro così divenne ancora più battagliero ed irrequieto. Insomma, un piccolo stratagemma per aumentare la rabbia del grande toro. Il toro dal pelo rosso, ebro di vino, fu portato nel bosco e alla vista del grande drago non esitò a scagliarsi contro. La battaglia fu dura e sia il drago che il toro si scambiavano colpi dalla potenza impressionante, ma allo stesso tempo gli abitanti, pur impauriti, erano pieni di speranza. Il toro, alla fine, riuscì a ferire la pericolosa creatura alata e lo fece cadere a terra. Si scagliò con un ultimo attacco sul drago e lo uccise in pochi secondi. La popolazione non credeva ai propri occhi e cominciò ad osannare il toro, grande salvatore, e in segno di ringraziamento si decise così di inserire nello stemma della città proprio la figura di un grande toro rosso. Era ormai considerato una vera divinità e anche il nome della città fu cambiato in Torino per omaggiare la forza e il coraggio di questo grande animale e per festeggiare la libertà tanto attesa. Che bella storia, Jimmy, mi sembra di vedere il toro rosso con il drago che lottano magari in Piazza Vittorio, no? Davanti alla Gran Madre. Insomma, è anche un omaggio ai Granata, speriamo che i juventini ce lo concedano, insomma. Guarda, l'avevo intuito, non volevo dirlo, ma a un certo punto ho pensato che tu proponessi una grande zebra per fare questa lotta, ma insomma, dai, siamo sportivi, no? Quindi ci sta tutto. Jimmy, ti ringrazio per questa bella storia e come sempre ti do appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima volta allora, un saluto a tutti. Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy.